Benvenuti in questa nuova lezione in cui ci concentreremo sostanzialmente sulla condizione della popolazione afroamericana negli Stati Uniti negli anni della ricostruzione. Cosa si intende ricostruzione? Sono quegli anni immediatamente successivi alla guerra di secessione, e in effetti questa breve video lezione vuole essere in qualche modo un addendum alla precedente, appunto sulla guerra di secessione. Cosa possiamo dire? Sicuramente possiamo dire che dopo la vittoria nordista si aprì una breve parentesi tra la fine degli anni 60 dell'Ottocento e gli anni 70, in cui la condizione della popolazione afroamericana sembrava poter migliorare. In particolare gli emendamenti, diciamo il 14 del 66, allargava la nozione di cittadinanza comprendendo anche gli individui americani, mentre il 15° emendamento attribuisce loro il diritto di voto. Lo scopo di questi emendamenti è legato ovviamente anche a un calcolo politico. Perché? Perché è evidente che il Partito Repubblicano, il partito, diciamo, dell'Unione, il partito degli Stati Nordisti abolizionista, in quel modo avrebbe allargato il suo bacino elettorale, perché ovviamente tutti gli individui afroamericani avrebbero votato per il Partito Repubblicano. Tuttavia, diciamo, questo miglioramento, come vedremo, in realtà non avverrà. Negli anni immediatamente successivi molti individui afroamericani, sia provenienti dagli Stati Unionisti che ex schiavi, riescono ad affermarsi anche politicamente nei membri del Parlamento nazionale e di quelli locali, in particolare in quelle zone come la Carolina del Sud, popolate per la maggior parte da afroamericani. C'è questa piccola ascesa, c'è questo barlume di speranza per un miglioramento delle condizioni della popolazione afroamericana, ma in realtà, come vedremo, non si concretizza. Perché? Perché tanto a livello locale, soprattutto negli Stati del Sud ovviamente, tanto a livello locale quanto a livello centrale, l'accesso ai diritti e alla partecipazione politica attiva alla popolazione americana fu ostacolato, limitato e negato. Quindi non c'è... Come avvenne questa limitazione, come avvenne questa negazione dei diritti? Beh, un passaggio che lo spiega bene è riportato in Banti, quando Banti scrive: vengono introdotte norme che proibiscono alle famiglie nere di acquistare case o di risiedere in particolari quartieri, norme che limitano il diritto di voto introducendo tasse elettorali per l'iscrizione ai registri dei votanti, o verifiche del grado di alfabetizzazione che in automatico escludono i neri. A questo, lo aggiungo io, anche diciamo, leggi per le quali una persona di colore poteva votare se lo stesso accadeva era accaduto per il nonno o per il padre, ma è ovvio che questa, diciamo, è una legge presa in giro, perché i padri e i nonni degli schiavi nel 1800, degli individui liberati nel 1860-70 a loro volta erano stati schiavi, quindi non avrebbero mai potuto votare, quindi questa è una legge truffa, ecco. In numerosi stati, tornando a Banti, si proibiscono i matrimoni interrazziali, proibizione mantenuta fino al 1967 in 17 stati americani, quindi stiamo parlando dell'altro ieri storicamente. Si instaura così la separazione dei bianchi dei neri nelle scuole, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici. E nel 1896, quindi qui stiamo raccontando proprio questo periodo, cioè questo periodo che va dalla fine della guerra di secessione alla fine dell'Ottocento. Nel 1896 la Corte Suprema riconosce la validità del principio separati ma uguali, che sta alla base della segregazione razziale. E è ovvio che non si può poi parlare degli ultimi decenni dell'Ottocento di razzismo, di condizione sfortunata della popolazione afroamericana, senza citare il fatto che nel 1865, insomma, appena dopo la fine della guerra di secessione, nasce in Tennessee il Ku Klux Klan, il KKK. Ovviamente è un'organizzazione basata sull'odio, un'organizzazione di chiaro stampo razzista e suprematista, sorta con lo scopo di terrorizzare e perseguitare la popolazione di colore. E questo ovviamente, diciamo, è il simbolo. E si inizia a diffondere una pratica barbarica chiamata linciaggio. Ora, diciamo, io fornirò due definizioni di linciaggio. Una, diciamo, è quella, diciamo, generale, generica, e un'altra è più specifica, e vedremo perché. Partiamo da quella generica. Il termine deriverebbe dal colonnello Charles Lynch, che durante la rivoluzione americana avrebbe punito cruentemente alcuni ufficiali inglesi.
Vabbè. Il termine però ovviamente indica che cosa? Le aggressioni ed esecuzioni particolarmente violente subite dagli individui afroamericani e non solo tra la fine dell'Ottocento e gli anni 60 del Novecento. Non solo perché furono vittime di linciaggio chiunque, diciamo, non rientrasse nel paradigma del white Anglo-Saxon Protestants, cioè messicani, italiani, orientali, eccetera. Però ovviamente per lo più popolazione, diciamo, di colore. Diamo adesso una definizione rigorosa. Questa definizione rigorosa l'ho tradotta da questo istituto, da Lynching Records and Tuskegee Institute dell'Alabama. Ovviamente i link ci sono tutti nell'articolo che metto nella descrizione del video. Diciamo, affinché di linciaggio si possa parlare, devono valere insieme le seguenti condizioni. Allora, vi deve essere ovviamente l'evidenza che qualcuno sia stato ucciso. L'uccisione ovviamente deve essere illegale. Tre o più persone devono aver preso parte all'uccisione, quindi almeno tre persone. Gli uccisori rivendicano di aver servito la giustizia o la tradizione, che è un po', diciamo la caratteristica specifica del linciaggio. L'appellarsi, giustificare un massacro o l'uccisione di una persona violentissima, giustificandosi, appellandosi a qualche non ben precisata tradizione. Questa, diciamo, è una mappa cloropletica in cui per ogni stato la saturazione del colore è proporzionale al numero dei linciaggi. E questa mappa riporta il numero dei linciaggi tra il 1882 e il 1968. Anche questa, come al solito, è interattiva se si va sul sito. Quindi se si va sul sito, passando con mano su ogni stato, si vede il numero dei linciaggi. Però questi linciaggi riguardano solo la popolazione di colore, perché stiamo parlando di quello. Non calcolano, non mettono insieme, non aggregano linciaggi verso altre, diciamo, etnie. Ecco. E come vedete, chiaramente la maggior parte del numero dei linciaggi avviene in quelli che erano gli stati confederati, gli stati del sud. Ecco. Ancora, ed è l'ultima mappa, l'ultimo grafico. Questo grafico illustra la serie storica dei linciaggi tra il 1882 e il 1968. Quindi, come vedete, c'è un grande picco: 160 persone vengono linciate, diciamo, negli anni 90 dell'Ottocento. Anche questo grafico si riferisce solo e soltanto alla popolazione di colore. Per poi, diciamo, ovviamente decrescere, avere, diciamo, un picco negli anni 20, un altro secondo picco, però, diciamo, sostanzialmente il trend, e meno male, scende, quindi questo fenomeno parte molto rapidamente nell'ultimo ventennio dell'Ottocento, per poi fortunatamente decrescere. E, diciamo, con questo è tutto, e arrivederci quindi alla prossima lezione.